sta fioccando di brutto. Ecco la fermata. Se non passa l'autobus sto veramente nei guai. Ma andiamo per ordine. Sto esplorando la Sjælland, la maggiore isola della Danimarca, perché voglio conoscere le bellezze naturali di questa terra. Sono appena sceso dal treno e vedo che il mio autobus sta già partendo, quindi è meglio allungare il passo. Questo posto mi ricorda la zona commerciale di Viterbo, non so perché. Forse è solo il mio cervello che crea associazioni con cose familiari nel tentativo di farmi sentire meno sperduto. L'autobus mi ha appena abbandonato in mezzo alla strada, in un posto decisamente fuori mano. Fantastico. Picchi a fuoco, maledetta. No. Vabbè, oggi non c'ha voglia. Mi sto rendendo conto che la Danimarca, o perlomeno la parte di Danimarca in cui mi trovo ora, è parecchio antropizzata, per cui è difficile trovare posti che siano completamente isolati. Oggi sto andando a visitare una foresta che non è molto estesa, ma si trova lontano dai grandi centri abitati, e quindi mi aspetto di trovare la tranquillità e l'isolamento che sto cercando. Freddino stamattina, eh? Alla fine di questa serrata comincia la foresta. Qui ci sono dei caseggiati apparentemente inutilizzati. Questa potrebbe essere la sede di un gruppo scout, perché lì c'è un giglio e lì in fondo c'è una costruzione fatta con le legature. Oppure è solo un'altra delle improbabili associazioni del mio cervello. Grazie cervello che evochi immagini familiari e rassicuranti in un paese sconosciuto. Sono entrato in un territorio gestito dall'Agenzia per la Natura danese. In questa foresta è possibile fermarsi per la notte e da una ricerca in rete ho visto che ci sono anche dei bivacchi. Adesso andiamo a verificare. Ho trovato questa piccola baita di legno, all'interno c'è posto per almeno 5 o 6 persone. Ci sono le panche, il braciere per il fuoco, tutto molto bello, ma io voglio qualcosa di ancora più appartato. Che ve ne pare di questo shelter? Bello, eh? Mi sa proprio che stanotte mi fermo qui. Oggi vi faccio vedere come accendere il fuoco con dei fiammiferi e della semplice diavolina ecologica, che si trova in qualsiasi supermercato, anche qui in Danimarca. È un sistema che ho già mostrato nel video precedente. Oggi ve lo faccio rivedere e ve lo spiego nel dettaglio, perché secondo me è una bomba. Funziona sempre, anche in condizioni umide, e non c'è bisogno di processare la legna. Questi qui li riponiamo per il momento nello zaino perché ci serviranno dopo. Primo step, raccolta della legna. La prendo di varie misure, me la porto al campo e me la sistemo vicino al braciere dove ce l'ho portata di mano. Le misure che mi interessano in questa fase sono comprese tra questa e questa. Come vedete, sto cercando di prendere legna sollevata da terra, possibilmente legna secca ancora attaccata alla pianta, perché ovviamente è più asciutta di quella che si trova per terra.
Secondo step, disposizione della legna. Devo costruire una sorta di piramide con alla base una nicchia dove andrò ad inserire il mio innesco. Comincio con i legnetti, quelli minuscoli, e aggiungo via via roba un po' più grande. Questo è un trucco che ho imparato da Daniele Dal Canto. Un supporto fatto con tre bastoncini sfalsati. Sopra vado a mettere una fascina fatta con i legni più fini. Questa qui è la nicchia dove andrò poi ad inserire la mia esca accesa. Adesso comincio piano piano ad aggiungere altro materiale, un po' per volta, cercando di creare, come vi dicevo prima, una sorta di struttura piramidale. Ecco, ho terminato il mio castello di legna, adesso non devo fare altro che innescare. Usando questo sistema siete sicuri che il fuoco vi si accende alla prima botta, anche se la legna è bagnata. Non c'è bisogno di sprecare esca, non c'è bisogno di sprecare fiammiferi o gas dell'accendino, non c'è bisogno di spaccare della legna, di fare i feather sticks, quindi anche se non avete un coltello siete a posto. L'unica cosa che vi serve sono dei fiammiferi o in alternativa un accendino e un'esca infiammabile. Io ho utilizzato della semplice diavolina, ma voi potete utilizzare quello che volete. Potete prepararvi a casa delle esche fatte con la cera e con la canapa che durano di più della diavolina. Potete dare fuoco ad un pezzo di corteccia di betulla e infilarlo sotto. Se la catasta è ben fatta vi basta anche un solo fiammifero, lo mettete sotto e il fuoco parte. Come vedete va da solo, non c'è bisogno di metterci le mani. Adesso basta continuare ad aggiungere legna di questa grandezza fino a che non si è formata una buona quantità di brace e quindi si ha il calore sufficiente per bruciare legna di dimensioni più grandi. Qualche centinaio di metri da dove mi trovo io adesso è arrivata una scolaresca, una piccola scolaresca di bambini, credo siano dell'asilo perché sono veramente minuscoli. Al momento le scuole sono chiuse a causa del Covid, quindi forse fanno lezione all'aperto, non lo so. Comunque ho l'impressione che i danesi abbiano un rapporto con la natura molto migliore del nostro, se la vivono fin da piccoli e non hanno paura di uscire anche in giornate fredde come questa, a parte che oggi è uscito il sole, quindi per loro tutta vita. Per pranzo mi preparo un burrito di pesce molto semplice. Sto cuocendo della trota danese e la metterò all'interno di una tortiglia con un po' di insalata e farcirò il tutto con una salsa piccante allo jalapeño. Essendo trota di allevamento è abbastanza grassa, quindi la sto cuocendo all'interno di questa vecchia padella di ferro senza l'aggiunta
di olio o di altri grassi. L'ho semplicemente condita con un po' di sale e pepe. Buonissimo, la frutta si è cotta bene, ho fatto la crosticina, l'insalata aggiunge freschezza e croccantezza e la salsa ci sta benissimo, è leggermente piccante e vagamente dolciastra. La prima volta che seguii un seminario con Dave Canterbury in Italia nel 2016, lo sentii parlare della mentalità del fuoco successivo. È una strategia utilizzata nell'ambito della sopravvivenza che consiste nell'utilizzare un fuoco che si ha già a disposizione per creare dell'esca che ci sarà utile nell'accensione del prossimo fuoco. Facendo legno ho notato che qui nelle vicinanze crescono diverse varietà di funghi lignicoli. Voglio provare a carbonizzarne un po'. Questo è Fomes fomentarius, classico fungo esca utilizzato fin dalla preistoria e ben noto agli appassionati di bushcraft e ai survivalisti, ce ne sono tanti anche nelle nostre faggete. Questo è diverso, vedete? Non l'ho mai visto in Italia, ma credo che si tratti del poliporo della betulla. Questo qua è un'altra varietà ancora. Non ho idea di che cosa sia, perché anche questo non mi sembra di averlo mai visto, incontrato in Italia, però avendolo trovato su un abete, suppongo che si tratti del poliporo marginato o Phomitopsis spinicola. Ecco come si presentano i funghi all'interno. Questa parte qui, vedete, questa arancione chiaro, si chiama Amadou. Quella del Fomes fomentarius va già bene così, come esca, non c'è bisogno di processarla. Basta sminuzzarla e farci cadere sopra le scintille prodotte ad esempio con l'acciarino al ferrocerio e si ottiene una brace. Vedo che anche il poliporo marginato ha una parte che sembrerebbe Amadou, però non l'ho mai provato, quindi non so se va bene così, anche così al naturale. Magari farò qualche esperimento e vi farò sapere. Per quanto riguarda il poliporo della betulla, invece, vedo che ha questa carne soffice e anche sembrerebbe umida al tatto, quindi non credo che vada bene così tal quale. Ad ogni modo, ho intenzione di carbonizzarli, quindi diventeranno tutti quanti estremamente infiammabili. Ho tagliato a pezzi i funghi eliminando le parti più coriacee e li ho inseriti all'interno di questa scatoletta di metallo che adesso vado a mettere sul fuoco. In questo modo il fungo brucia in assenza di ossigeno e si carbonizza diventando un'ottima esca. Mi raccomando, ricordatevi di fare un buchetto sul coperchio, altrimenti la scatoletta fa un bel botto. Sto uscendo del fumo dal buchetto, non so se lo vedete. Comunque, quando smette di fumare, significa che è pronto. Ecco qua le mie esche. Il fungo così processato si accende anche con una semplice scintilla. Visto che siamo in terra vichinga, ve lo faccio vedere con un acciarino tradizionale.
Ecco qua il mio tizzone. Ora basta inserirlo all'interno di un nido fatto con la paglia per avere la fiamma. Si vede, eh? Sì. Ok. Rimetto dentro e chiudo, così si spegne e non lo spreco. Ah. Adesso mi riposo un po'. Indovinate chi si è ridotto a fare legna col buio? Non a caso. Questi boschi sono disseminati di paludi. Guardate che roba. Devo fare attenzione perché non voglio ritrovarmi con fango negli stivali. Sto tenendo il fuoco a vista perché questa zona non la conosco. E a perdersi è un attimo. Ho trovato questo legno, non ho idea di cosa sia, ma è veramente tosto, si capisce dal peso e dalla fatica che ho fatto per tagliarlo. Se riesco a trasportarlo al campo senza morire di fatica, penso che mi durerà parecchio. Diversi di voi mi hanno chiesto sia qui sia su Instagram come mai nelle mie uscite porto cibi confezionati piuttosto che le bistecche o le salsicce da cucinare sulla brace. A parte che, come avete visto, se c'è la possibilità porto del cibo da cucinare sul fuoco. Ma il punto è che se io esco per camminare, non esco per andare a fare il picnic e finisce che macino chilometri, specialmente adesso che non ho la macchina e devo spostarmi con i mezzi. Per cui non ho voglia di portarmi sulle spalle chili di cibo solido e quindi ricorro anche a soluzioni leggere e pratiche tipo questa. E va bene così, perché ragazzi, l'outdoor non è allestire un circo equestre nel bosco a 100 metri dalla macchina e sfondarsi di cibo. L'outdoor è ben altro. È Ben Affleck, come diceva Maccio Capatonda.
Sento di essere veramente molto grato a questa terra bellissima che mi ospita, quindi ho deciso di renderle omaggio in una maniera molto particolare. Ho costruito un bull roarer, un rudimentale strumento musicale che veniva utilizzato dalle popolazioni che abitavano queste terre nella preistoria. Sembra che le antiche tribù di cacciatori-raccoglitori praticassero dei rituali propiziatori per ringraziare le divinità della terra. E questi rituali comprendevano la musica che veniva praticata con strumenti ricavati dall'osso e dal corno. Stasera anche io celebrerò il mio piccolo rituale. Farò risuonare il bull roarer attorno al fuoco per rendere omaggio alle divinità della terra e per invocare gli spiriti degli antenati affinché mi diano protezione e mi concedano una buona notte di riposo. Ho caricato il fuoco e mi sono infilato nel sacco a pelo. Anche se fuori la temperatura è prossima allo zero, qui nello shelter si sta benissimo. È veramente un riparo eccellente ed è già pronto, quindi direi che stavolta mi è andata di lusso. Adesso chiudo gli occhi. A domani. Le temperature sono in netto ribasso e stanotte ha fatto qualche fiocco di neve. Vediamo se riesco a farvi vedere com'è la situazione fuori. Sta tuttora nevischiando, quindi penso che non esco. Faccio colazione a letto. Mi concedo questo lusso. Pane danese con confettura di lamponi surgelata. Ah, brucia. Che risveglio incredibile. Devo aver sbagliato qualcosa nel rituale di ieri sera. O forse no. Forse era tutto giusto. È arrivato il momento di rientrare. Sono stati 2 giorni veramente intensi e questa nevicata finale li ha resi ancora più speciali. Spero che il video vi sia piaciuto. In questo caso, lasciate un like e iscrivetevi al canale per non perdervi le prossime avventure. Un abbraccio a tutti, ciao! Video bonus fatto col cellulare perché mi si è scaricata la batteria della videocamera. Guardate che spettacolo! Porca miseriaccia madra! Proprio adesso che devo andare via. Ho finito il cibo, maledizione. Se no mi stavo qui, mi asserragliavo nella foresta. Ecco qua, siamo tornati da dove eravamo partiti. Ancora in attesa dell'autobus. In perfetto orario. Dio benedica i mezzi pubblici danesi.